L'8088 Italia il Regno e Repubblica, inizio di collezione in tre album Claxito. Allora siamo nel Regno, posta aerea. C'è la Zeppelin, i francobolli al solito nuovi, potrebbero anche essere linguellati, d'altronde io dietro non li ho guardati. Gli album sono in ottime condizioni, almeno questo è in ottime condizioni. Questa è per la serie con la sua stampa posta militare, con la sua posta aerea. Qua ci sono i pacchi postali fascio. Qua c'è qualche cosa di Repubblica Sociale con la sovrastampa GNR. Con la sovrastampa fascetto, i monumenti distrutti, la serie di propaganda sovrastampa, sovrastampata della Repubblica Sociale, e questo è il primo dei tre. Vediamo qui. Questo è il volume della Repubblica dal 55, questi valori sono nuovi. Qua c'è l'Italia al lavoro, senza 65 lire che deve essere più avanti, eccolo qua. Qui, data, sfoglio più velocemente, qui 60-61 non c'è niente, si ferma al 59. In fondo c'è qualcosina nei fogli d'attesa. E ora andiamo al primo. È il volume del Regno, parte dal 62, qui qua ci sono i quadri per le stampe, è nuova, nel Ferrucci manca l'alto valore, qua c'è il centenario delle medaglie, quindi questi francobolli vanno qua. Ci sono gli illustri. Qua siamo nella luogotenenza. E questa è la prima parte della Repubblica. C'è pure la Repubblica Romana. L'Italia al lavoro è nuova. Qua ci sono i ginnici. Ma direi che come inizio di collezione non è niente male, considerando il prezzo base di... base di 100 euro, direi che è congruo. Se volete altre informazioni, scrivete a filateliachiocciola4baiocchi.com.